Buongiorno a tutti, bentornati qua nella nostra galassia. Brutte notizie per chi aspetta Cyberpunk 2077, come me del resto, per la presunta data di uscita. In un'intervista rilasciata sul canale YouTube di PlayStation, in cui si è andati nei locali di CD Projekt, sono state ribadite alcune cose che non fanno ben sperare. La più importante, chiaramente, è quella in cui si annuncia che Cyberpunk sarà rilasciato quando sarà pronto, né prima né dopo, e questa dichiarazione, ahimè, ci riporta coi piedi per terra. A parte ciò, anche se sono notizie generiche, si apre un barlume di speranza quando gli stessi produttori dichiarano che Cyberpunk verrà rilasciato con questa generazione di console, anche se, visto l'andazzo, è più probabile che sia rilasciato con i nuovi sistemi che PlayStation e Xbox hanno in cantiere. Essendo che oramai la conferma di PlayStation 5 è già arrivata e di Xbox Scarlett se ne parla da tempo, si può presumere, ma sono solo idee, che, visto l'imminente arrivo dei nuovi sistemi console, Cyberpunk venga rilasciato nell'ultimo trimestre del 2019, ma sono tutte congetture. Quello che è certo sono però gli obiettivi della casa polacca, che punta a mantenere alto l'hype facendo due grosse dichiarazioni. La prima è che Cyberpunk deve o avrà un sistema complesso come quello di The Witcher 3 per quanto riguarda le missioni, e che, visto il successo che ha avuto Red Dead Redemption, la grafica e il mondo di gioco dovranno essere come quelli o superiori al titolo appena citato. Sono due dichiarazioni molto forti, a mio parere, che però portano l'attesa di questo titolo a un livello fino ad ora ancora non raggiunto. La speranza comunque rimane nell'evento delle 3 2019, sperando che non venga rimandato nel 2020, attendendo quindi novità o magari proprio una data di uscita. Con questo è tutto, GG a tutti quanti.